Gli autobus non si sono fermati per far salire i nostri ragazzi. A lamentarsi sono i genitori di alcuni studenti che questa mattina si sono visti passare davanti diversi mezzi dell'azienda dei trasporti pubblici, ma nessuno di questi si sarebbe arrestato nelle fermate di Ponte Sasso e Torrette. Altri disagi in vista dunque dopo l'aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti. E a raccontarci l'accaduto è la mamma di una giovane studentessa del liceo scientifico di Fano. Oltre alla fermata dove c'è mia figlia ci sono anche altre fermate dove nessuno si è fermato, quindi c'è stata almeno una cinquantina di studenti che sono rimasti a piedi. Notevole disagio, perché questi ragazzi devono essere giustificati, quindi bisogna accompagnarli a scuola e personalmente, ecco. Non è la prima volta che capita, perché anche l'anno scorso è capitato almeno una o due volte. Permette, se il gruppetto è piccolo l'autobus non si ferma, quando è ora di fare gli abbonamenti sono molto puntigliosi, quindi dovrebbero ridare un servizio adeguato, insomma. Non credo che sia una cosa professionale, insomma. L'azienda dovrebbe essere più affidabile. A scusarsi per il disagio provocato è il direttore generale dell'azienda Adriabus, secondo il quale i ragazzi avrebbero perso il pullman perché arrivati in ritardo alla fermata, mentre il secondo mezzo sarebbe stato già fin troppo pieno. Per il disagio creato a loro e alle famiglie si hanno dovuto accompagnarli a scuola. Ci siamo attivati per capire effettivamente cosa era successo e la cosa più probabile è che siccome l'orario di passaggio dei mezzi dipende molto dalle condizioni del traffico, sicuramente magari questa mattina era un po' più scorrevole, uno dei mezzi è passato, il servizio è stato fatto regolarmente. Ma forse non tutti i ragazzi erano presenti alla fermata, quindi poi quando è passato quello successivo era talmente non ha potuto accogliere i ragazzi che erano rimasti in piedi a terra, e quindi il mezzo è andato avanti. Quest'anno, prosegue Benedetti, sono già stati attivati circa 10 autobus in più nel territorio provinciale, proprio per cercare di far viaggiare in sicurezza gli studenti e con un po' più di comfort. Noi consigliamo ai nostri clienti di presentarsi alla fermata. C'è scritto sotto gli orari alle paline di presentarsi almeno 3 minuti prima del passaggio previsto. Noi consigliamo anche qualche secondo prima, proprio perché le condizioni del traffico sono imprevedibili.